La campanella di scuola per loro smise di suonare il 15 novembre 1938. Erano ragazzi e bambini ebrei che con le sciagurate leggi razziali, appunto del 38, furono esclusi da tutti gli istituti scolastici dell'impero, ossia d'Italia. Cacciati allora, noi li riprendiamo, recita orgogliosamente, e ha ragione, il titolo della suggestiva serata con cui il liceo Berchet, nell'ambito dei festeggiamenti per il suo centenario, ha deciso di consegnare quel diploma di maturità che 47 studenti non poterono mai conseguire. E l'emozione si fa palpabile, prima di tutto, tra chi ha personalmente ritirato il diploma, ma non dimentica alcuni compagni di allora morti in campo di concentramento, e da chi invece lo ha fatto a nome di mariti, mogli, oggi scomparsi, di genitori, di nonni addirittura, venuti magari dagli Stati Uniti o dal Brasile, per non mancare. Ah, mio marito sfortunatamente non può essere qua perché è mancato nel 1996. Sono sicuro che sarebbe rivenuto con me e ho pensato che era una cosa molto importante venire a partecipare a questa cerimonia. Come del resto hanno voluto essere presenti il sindaco, il presidente della provincia, responsabili del provveditorato agli studi, il rabbino capo di Milano, il presidente della comunità ebraica e naturalmente il cardinale Tettamanzi. E con questo gesto, naturalmente è solo un segno, è solo un simbolo, vogliamo mandare un messaggio anche ai nostri studenti, ai nostri giovani, ai nostri figli, che l'intolleranza è sbagliata sempre, era sbagliata allora, sarà sbagliata anche nel futuro. Per dire mai più, davanti a tanti giovani, tutti con la stessa voce, forse il dato più confortante, la loro presenza in massa, e quasi gridarlo con le parole della famosa canzone Auschwitz. Però il Berchet, insomma, ci mette la buona volontà per provare a ricostruire in un'occasione festosa, e questo anche mi fa piacere, che è l'occasione del centenario di questa scuola.